primo tempo non mi è piaciuto perché abbiamo giocato sotto ritmo e non abbiamo creato poco niente. Invece, secondo tempo, secondo me la squadra si è mossa di più, è diventata più aggressiva e è arrivata a costruire anche qualche palla gol, purtroppo non l'ha trasformata. Poi dopo il secondo gol penso che ci siamo innervositi troppo per comportamento degli avversari e per qualche decisione arbitrale. Rischiamo solo di farci espellere, non era più partita con lucidità. Balzano che il primo tempo ha preso botta sulla coscia e praticamente mezzo zoppicava per resto, Cascione c'è stinco aperto e quindi anche lui non era al meglio e quindi poi giocare con 3-4 in meno è difficile. È normale che la squadra era in serie positiva e aveva anche morale alto. Dopo che ci siamo fermati, bisognava ritrovarlo e si vede che non l'abbiamo trovato ancora. Difficile giocare sempre contro chiuso, è normale, più facile giocare sul campo aperto e con la difesa avversaria aperta. Erano messi spesso abbastanza bene, poi noi non abbiamo sfruttato, ripeto, quelle due o tre occasioni che potevano portarci al pareggio secondo tempo e poi giocarsela pari. Per me, per noi tutti, non è stato positivo. Le situazioni che si sono trovate, ripeto, io ho tanti giocatori pieni di botte, in più magari la mano di Bonazzoli volontaria, di solito si dà ammonizione, il portiere non ci si fa perdere tutto quel tempo che ha perso, e non è stato nemmeno richiamato, quindi per loro va bene, per noi no. Luciano Moggi ha fatto i complimenti a lei e al suo Pescara per il campo, però ha detto che può non essere simpatico Zeman perché dice stupidaggini. Vabbè, forse non sono tanto stupidaggine visto che qualche condanna l'ha avuto.